Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Fortnite. Oggi siamo qui con una skin che è molto amata, anche per il fatto che nel video in cui ho portato il suo pacchetto è stato uno dei video che mi ha fatto più visualizzazioni. Siamo arrivati quasi a 900 visualizzazioni, mancano poco, manca poco. Siamo qui con Pesce Sarga Assassino, l'agente pesce secco. Quindi assolutamente merita, oltre che una skin che io amo alla follia. Merita tantissimo la vittoria reale in singolo, quindi per tanti motivi, per forza, entra nei miei preferiti. Ricordo che io faccio le vittorie reali in singolo, soprattutto con le skin preferite. Oggi però, oltre a fare la vittoria reale, ha una missione importantissima il nostro pesce secco. Quella di, dato che è un agente speciale, deve sconfiggere Raz. Raz è il boss più forte al momento, che è uscito con l'ultimo aggiornamento, e se lo sconfiggiamo, sblocchiamo anche, ovviamente, il suo costume, perché ancora non ce l'ho. Ok, intanto sono sceso. Aia, non mi ha visto. Però gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Sono sceso un sacco di persone qua, ragazzi. Dobbiamo stare attenti. Vediamo se lo posso inseguire, se no questo qua poi so cazzi. Ma sicuramente mo si nasconde. Intanto abbiamo abilitato anche il suo backpack. Ovviamente il pesciolino non lo potevamo rimanere solo perché è piccolino. Diciamo così, questo si è nascosto. Allora, sotto le scale, secondo me, poi sopra ce n'è un altro, in più c'è il boss. Sono due per il momento, no? E secondo me ce n'è un altro ancora, quindi siamo in quattro, compreso di boss, che sta fightando, secondo me. Ovviamente come un agente noi stiamo belli. Eccolo l'altro. Belli nascosti. Belli stealth. Ma qua sembra che non c'è nelle scale, boh, non lo so. Guarda dov'è, sotto le scale. Non mi spara. Ma che coglione! Raga, secondo me questo qua è uno di quei classici player che pure. Guarda! Ah, siamo già a due kill. Due bastardi li abbiamo liberati. Da quello che mi contano i passi, ci sono altri due player, quindi erano 5 totali col boss. Ragazzi, la vedo brutta, eh. Quello là era un classico player che secondo me quando vede tanta gente e gioca in singolo soprattutto si mette a troppo panico, troppo panico. L'ho avuto proprio questo problema, mo' di meno però ce l'ho ancora. Purtroppo è un gioco che ti fa impanicare molto. Ok, forse mi sa che ha sconfitto qualcuno, sì, ha ucciso qualcuno. Quindi un in meno. Vai pesce secco. Dai agente. Hai una missione da compiere. Eccolo. Però è meglio che prima ti abbatti i bastardi che hai intorno. Ovviamente bastardi non voglio offendere i player che giocano, ma è sempre un fatto di scena per fare il video. In questo caso sono miei nemici e li chiamo bastardi, ma dico alla skin in sé, non al player. Dobbiamo portare rispetto, a meno che uno è un toxic player e fa rompe il cazzo, sì, in quel caso sì. Uno si sta curando. Vabbè, proviamo già a spararlo. Minchia, è resistente. Guarda per. Ah! Pa! Pompata galattica. Eravamo quasi morti, dobbiamo trovare cure, non possiamo affrontarli in queste condizioni. Anche perché è più forte dello scorso boss. Lo scorso boss, una volta che gli levavi lo scudo, l'energia andava giù, che è un piacere. Adesso non è più così. Dobbiamo trovare delle armi più forti, avere tante, un bel po' di munizioni perché siamo po ne abbiamo proprio poche, già questo qua è qualcosa rispetto a quello bianco. Anche se hanno depotenziato un casino, quindi non è tanto consigliabile. E in più dobbiamo curarci, almeno tutta l'energia la dobbiamo avere, perché Raz toglie un sacco di energia, soprattutto se ci prende nello strato quando carica, che butta tutte quelle quei lampi viola. Ci devasta, ragazzi. Abbiamo qua, vediamo se c'è qualcosa. Intanto secondo me il piccone pilota che ci sta benissimo, sia come suono, che già è uno dei picconi più belli secondo me di Fortnite, insieme al bacchetta stella. Ci sta benissimo, si è abbinata benissimo allo stile elegante. Quindi magari uno che gioca a golf può essere pure una persona che si veste in modo elegante, di luce. Di solito lo sport del golf è anche uno sport
Anche per gente un po' fighetta, ricca, dai, stiamo qua. Ne ho viste tante, anche soprattutto nei film si vedono queste cose, quindi. Magari la persona ricca che c'ha anche il campo da golf, quindi. Sento che lui è un agente, veste elegante, è un piccone. Pure anche i colori del piccone pilota ci stanno, anche una meraviglia. Quindi secondo me abbiamo fatto il set definitivo con questo qua. Quindi Epic, crea il mio set. Attenzione. Cioè, questo, stiamo usando un arco viola. Lo stiamo prendendo in pieno, che gli dà pure danno esplosivo dopo che lo colpisce. E poi è durissimo, raga, è durissimo. Però sta morendo, sta morendo. Attenzione, pesce secco. Continua a sparare. Magari non sparare là. Niente, già due caricatori e non va giù. Allora andiamo di pompa, pompa del nonno. Un altro colpo di quello. È quasi morto. Attenzione, vedi, quando fa questa energia t'acchiappa devi andartene via. Però siamo messi meglio di lui. Mi sa che un colpo lo ammazziamo. Pom! 140 in testa e Raz è fuori. Missione completata. Ora dobbiamo soltanto uscire da sopravvissuti. Quindi, cioè, automaticamente vincere la partita. Dai, pesce secco. Sei a buon punto. Abbiamo fatto già il 50% della missione. Intanto abbiamo sbloccato tutto. Ok. Adesso abbiamo delle belle armi. Dobbiamo prendere soltanto un bell'assalto. Magari il pompa, se lo troviamo blu, meglio ancora. Però abbiamo. Guarda, guarda là, guarda là. Guarda quante storie. Ah! Che goduria! L'arco l'abbiamo pure usato in. Abbiamo provato anche quest'arco. Attenzione che c'è. Lo prendiamo sempre in testa. Due volte dovrebbe bastare. Ok. Perfetto. E siamo a 4 kill, ragazzi, ottimo. Recuperiamo qua l'energia velocemente. Non farci vedere. Dai, no, no, no. Ok, perfetto. Dai, siamo messi bene. Vediamo cosa ha lasciato questo. E la Madonna, lo spas. Volevamo un pompa più forte. Sì. Volevamo un assalto più forte? Volevamo un kit medico? Oltre agli scudini. Ecco. Raga, questa partita è da canale. Abbiamo un loot della Madonna. E in più abbiamo. Cioè, stavo dicendo, abbiamo un loot della Madonna e in più abbiamo ucciso anche il boss Raz. Guarda, pure tutto lo scudo abbiamo adesso. Raga, non possiamo perdere, raga. Abbiamo delle armi, forse io ti dico delle armi più forti di Fortnite, insieme all'arco, che è micidiale. E abbiamo iniziato veramente a cannone. Questo me lo fa. Ok, l'ha fatto, c'è qualcun altro che se l'ha fatto. È a sinistra. Poi c'è la safe. Guardalo. Ok, e non shield, ragazzi, eh. Ah, vaffanculo, mi sono impallato qua. Queste cazzo di scale. Volevo fare volevo fare tipo una piccola salita, volevo fare e andarli addosso, ma mi sono impallato. Poteva prendermi l'altezza nel frattempo, quindi ho deciso di non fare questa cazzata. Me la cambio un attimo. Niente, ragazzi, non riesco più a capire dov'è. Nei miei video in singolo, ogni volta vado a caccia di qualcuno e lo perdo sempre. È proprio ormai il colmo della mia partita, ragazzi. Non ci posso fare niente. È bello sto piccone. Vabbè, ci siamo capiti. Non costruire. Vabbè, ci mettiamo il mattone che già è ora. E anche il ferro, mettere per ne ho poco. Quando si arriva a fine partita, sempre usare i materiali più forti. Perché dobbiamo cercare sempre di portarlo a casa. Quindi usare le cose migliori che abbiamo. Tutto tranquillo, ci sono tre persone da uccidere per la vittoria. Dai. Ok, ragazzi, sono rimasti in tre. Altre due persone. Non riesco a capire, non ho incontrato nessuno, cioè c'è un silenzio che mi. Ah, due! Ok, raga, l'ultimo player, dobbiamo fare la quinta kill, quindi vittoria reale. Quindi in totale abbiamo ucciso Raz, 5 kill e vittoria reale. Però c'è sempre silenzio, non si capisce dove sono, non si sentono spari, non si sente niente. Eccolo, ragazzi, l'ho trovato. Mi sa che hanno fatto un fight lontano e poi questo qua è venuto da lontano, che infatti veniva da. Ma minchia, ma che cazzo ha fatto là? Pa!
Cioè, dai, quello è un colpo manca, è un colpo mancato per connessione, secondo me, ragazzi. Questo qua mi sa che... Vediamo, chi è più... Allora, la potevo usare una pompata, l'avevo finita, ragazzi. Però purtroppo io ho sto vizio. Ricarichiamo. Allora, sicuramente io sono più forte di lui a costruire perché sono più veloce e più... prendo l'altezza prima di lui. E in più lui è quasi senza shield, io ho tutte le shield, ho armi più forti sicuramente anche di lui. Ragazzi, questo, ho questo, secondo me la miglior tattica è spammare, ragazzi, perché se il pompa vi manca, il tempo che voi switchate lui vi tira un'altra pompata, non lo so, a volte è meglio spammare quando lui si mette a costruire, quindi la pompata io la sparerei soltanto quando magari ce l'hai di fronte e non ci sono tante costruzioni intorno. Perché potete prendere un muro, cioè magari il mirino è... Il problema del pompa è che se voi tipo avete il mirino un po' leggermente sopra... Andiamo qua, perfetto. Andiamo in safe, così possiamo combattere senza ansia, senza problemi. E senza la safe che ci rompe il cazzo. Il problema del pompa è che se il mirino, anche un centimetro del mirino è sopra la struttura, davanti a una struttura, cioè avete anche il nemico davanti, molto spesso colpisce la struttura e non colpisce il nemico. Sì. Ok, è caduto. Costruiamo. Ora è il momento. È il momento di farla finita. Ok, è caduto. No, 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 non c'ha proprio... Questo player non è al mio livello. È bravo perché... Vedi, sa costruire subito i box, così è veloce a costruire le basi. Ma quando deve andare su, sono più veloce io. Io ho finito anche i materiali, ragazzi, quindi è un problema adesso. Se proviamo così con l'arco... Sta prendendo 20, 20. Ma comunque secondo me si è pure curato tutto lo shield perché ha troppo shield. Ancora gli ho tolto un altro 20. Dai. Apri. Ci vuole anche un po' di tattica per vincere, ragazzi. Non dovete sempre fare i tryhard del cazzo. E infatti vai. Vittoria reale. Missione completata. Bellissima. Una delle più belle secondo me questa qua, perché abbiamo buttato pure un boss. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi e commentate. Ciao a tutti da Tiger, alla prossima!